esercizio di riepilogo sugli integrali indefiniti. Integrale di x che moltiplica x più 3 elevato a 10 in dx. Qui facciamo ricorso alla tecnica della sostituzione, scriviamo x più 3 uguale a t, quindi x uguale a t meno 3, e il dx è uguale alla derivata di t meno 3 per dt, cioè dt. Sostituiamo e abbiamo x che è t meno 3, che moltiplica x più 3 alla 10, cioè t alla 10, per il dx, cioè dt. Abbiamo t per t alla 10 che è t alla 11, meno 3 per t alla 10 che è meno 3t elevato a 10 dt. Integriamo e otteniamo dal primo termine un dodicesimo t elevato a 12, dal secondo termine 3 che moltiplica un undicesimo t alla 11 più c. Ora torniamo nella variabile x e quindi un dodicesimo che moltiplica t alla 12, cioè x più 3 elevato a 12, meno 3 undicesimi che moltiplica t elevato alla 11, cioè x più 3 elevato alla 11, più la costante di integrazione c. Integrale di x al quadrato fratto x al quadrato meno 4x più 5 dx. Allora qui come prima cosa facciamo la divisione tra i polinomi, tra numeratore e denominatore, quindi x quadro, manca il termine di primo grado, il termine di grado 0, lasciamo lo spazio, diviso il denominatore x quadro meno 4x più 5. X quadro diviso x quadro è 1, 1 per x quadro, col segno meno davanti, meno x quadro, poi abbiamo 1 per meno 4x, cambiato di segno è 4x più 4x, poi 1 per 5, 5, cambiato di segno meno 5, e quindi il resto sarà 4x meno 5. Riscriviamoci l'integrale come integrale di 1 più il resto fratto il denominatore della frazione, quindi 4x meno 5 fratto x quadro meno 4x più 5 in dx. Ora possiamo integrare il primo termine e abbiamo x più. Riscriviamoci l'integrale 4x meno 5 fratto x quadro meno 4x più 5 in dx. Il delta del trinomio a denominatore è negativo, quindi punto ad avere come numeratore intanto la derivata del denominatore, quindi scrivo che moltiplico per un mezzo e quindi per 2 e abbiamo uguale x più 2 integrale di 2x meno 5 mezzi, 5 per un mezzo, fratto x quadro meno 4x più 5. Ora il 2x ce l'abbiamo dentro la parentesi, che è la derivata di x al quadrato. Manca la derivata di meno 4x. Aggiungiamo e togliamo 4, quindi togliamo 4 e aggiungiamo 4. In questo modo abbiamo 2x meno 4, una parte del numeratore, che è proprio la derivata del denominatore. Quindi andiamo avanti, questo è uguale a x più 2 che moltiplica un primo integrale, che è appunto 2x, lo riscriviamo così
vediamo tutti i passaggi, 2x meno 4 fratto x quadro meno 4x più 5 in dx più 2 che moltiplica. Ora al numeratore rimane meno 5 mezzi più 4. Portiamo fuori dal segno l'integrale, meno 5 mezzi più 4 per l'integrale di 1 fratto x quadro meno 4x più 5 in dx uguale x più, qui possiamo già integrare, quindi 2 logaritmo naturale di x quadro meno 4x più 5, non c'è bisogno del modulo in quanto la quantità è sempre positiva. Poi abbiamo più 2 nelle parentesi meno 5 mezzi più 4 è meno 5 mezzi più 8 mezzi, cioè meno 3 mezzi. E quindi riscriviamo meno 3 mezzi integrale. Qui dobbiamo completare il denominatore e quindi x al quadrato meno 4x. Adesso dobbiamo scrivere il secondo termine, il terzo termine, cioè il quadrato del secondo termine del binomio al quadrato che completa appunto il quadrato. Questo sarà un 4 più 4 in quanto il secondo termine è meno 2, cioè il quadrato è x meno 2. Quindi più 5 meno 4, abbiamo aggiunto 4, dobbiamo toglierlo. Inde x uguale x più 2, il logaritmo naturale di x quadro meno 4x più 5. Qui c'è da fare una semplificazione, il 2 con il 2 e quindi rimane un meno 3. Scusate, qui è più 3. 5 mezzi più 4 è meno 5 mezzi più 8 mezzi. Vediamo se abbiamo fatto giusto. Al numeratore rimane meno 5 più 8 che è positivo, quindi più 3. Integrale di x meno 2 al quadrato più 5 meno 4 è 1 e quindi adesso abbiamo la derivata dell'arco tangente di x meno 2. Non c'è da aggiustare le costanti e quindi possiamo scrivere la soluzione x più 2 logaritmo di x quadro meno 4x più 5 più 3 arco tangente di x meno 2 più c. Questa è la soluzione dell'integrale. Integrale della tangente di 4 teta in d teta. Allora, qui possiamo scrivere la tangente come il rapporto tra il seno di 4 teta e il coseno di 4 teta in d teta. Ci accorgiamo che al numeratore a meno di una costante abbiamo la derivata del denominatore. E quindi la derivata del coseno di 4 teta è meno 4 per il seno di 4 teta, quindi dobbiamo moltiplicare il numeratore per meno 4 e naturalmente dividere per meno 4, cioè moltiplicare per meno un quarto. Adesso abbiamo la f di x che è coseno di 4 teta e la f' di x che è meno 4 seno di 4 teta, quindi siamo davanti a un'integrale di funzione composta. Possiamo scrivere il risultato che è meno un quarto il logaritmo naturale del modulo del denominatore, quindi il logaritmo naturale del coseno di 4 teta più c. Integrale di x alla quarta logaritmo di x in dx. Qui siamo di fronte a un'integrale risolvibile per parti, quindi andiamo a fare la tabella di ciò che deriviamo e di ciò che integriamo, i segni sulle righe e
deriveremo naturalmente, in questi casi conviene derivare il logaritmo di x perché la derivata è 1 fratto x, e integreremo x alla quarta. L'integrale di x alla quarta è 1 fratto 5 per x alla quinta. Riscriviamo l'integrale, quindi dobbiamo scrivere il logaritmo di x per 1 quinto x alla quinta meno l'integrale di 1 fratto x per 1 quinto x alla quinta. Quindi uguale 1 quinto x alla quinta logaritmo naturale di x meno integrale di 1 fratto x che moltiplica 1 quinto, che moltiplica x alla quinta in dx. Questo è uguale. Spostiamo la tabella. Questo quinto x alla quinta logaritmo di x, qui possiamo semplificare un x e x alla quinta, rimane x alla quarta e quindi possiamo già scrivere l'integrale, 1 quinto fuori dal segno di integrale la costante e dobbiamo integrare x alla quarta. L'integrale di x alla quarta è ancora 1 quinto x alla quinta più la costante di integrazione c. In definitiva abbiamo che l'integrale è uguale a 1 quinto x alla quinta logaritmo naturale di x meno 1 venticinquesimo x alla quinta più c. Questo integrale della radice quadrata di 2 più la tangente di x fratto il coseno al quadrato di x in dx. Allora se ci riscriviamo l'integrale come 1 fratto il coseno al quadrato di x per quanto riguarda il denominatore e trasformiamo il numeratore da radice in potenza, abbiamo 2 più tangente di x elevato a 1/2 in dx. Ora qui ci accorgiamo che 1 fratto il coseno quadro di x è la derivata prima di 2 più tangente di x e quindi ci troviamo ancora di fronte a un integrale immediato di funzione composta. Possiamo integrare e scrivere 2 più la tangente di x alla 1/2 più 1 fratto 1/2 più 1 più c. Quindi 1/2 più 1 è 3/2, il 3/2 al denominatore lo portiamo al numeratore e abbiamo 2 terzi. Riscriviamo 2 più tangente di x elevato a 3/2 più c e trasformiamo la potenza in radice e avremo 2 terzi radice quadrata di 2 più tangente di x al cubo più c. Integrale di x fratto la radice quadrata di 1 meno 2x quadro in dx. Ora qui al numeratore abbiamo a meno di una costante la derivata della funzione sotto la radice quadrata. Infatti la derivata di 1 meno 2x quadro è meno 2 per 2x e quindi meno 4x. A questo punto moltiplichiamo per meno 4 e dividiamo anche per meno 4. E possiamo scrivere, facciamo il passaggio, 1/4 integrale. Scriviamo la radice come potenza negativa, in quanto è a denominatore, quindi 1 meno 2x quadro elevato a meno 1/2 in dx.
integriamo e abbiamo meno un quarto 1 meno 2x quadro alla meno un mezzo più 1 fratto meno un mezzo più 1 più c. Questo è uguale a meno un quarto, meno un mezzo più 1 è un mezzo, portiamo un mezzo al numeratore, quindi per 2, che moltiplica 1 meno 2x quadro elevato a un mezzo, più la costante di integrazione c. Adesso semplifichiamo un quarto con il 2 e scriviamo la potenza come radice, quindi avremo meno un mezzo radice quadrata di 1 meno 2x quadro più c. Integrale di 1 fratto x quadro più 2x più 2 in dx. Qui il delta del trinomio di secondo grado al denominatore è negativo, quindi puntiamo a completare il quadrato. Vediamo come si procede. Abbiamo x quadro più 2x, adesso dobbiamo scrivere il terzo termine del quadrato, che è il quadrato del secondo termine del binomio, e questo sarà 1. Il binomio chiaramente è x più 1 al quadrato, quindi sommiamo il 2 e togliamo l'1 che abbiamo aggiunto in dx uguale. Ora ci riscriviamo integrale, a denominatore abbiamo x più 1 al quadrato più 2 meno 1, cioè più 1, visto che la derivata di x più 1 è 1, possiamo scrivere senza aggiungere costanti il risultato, che è l'arco tangente di x più 1 più c. Integrale di e elevato a seno di t per il coseno di t in dt. Anche questo è un integrale di funzione composta immediato, infatti il coseno di t è proprio la derivata del seno di t, cioè la derivata del numeratore. Qui abbiamo f' di x che è il coseno di t e f di x che è il seno di t, e quindi possiamo scrivere che l'integrale è uguale a e alla seno di t più c. Integrale di 1 fratto x logaritmo di x sotto radice in dx. Allora qui riscriviamoci l'integrale come 1 fratto x per il logaritmo naturale di x elevato alla meno un mezzo in dx. Allora 1 fratto x è proprio la derivata del logaritmo di x, e quindi anche qui siamo di fronte a una funzione composta, al suo integrale, quindi possiamo scrivere il logaritmo di x alla meno un mezzo più 1 fratto meno un mezzo più 1 più c come suo integrale. Meno un mezzo più 1 è un mezzo, portiamo l'un mezzo al denominatore e al numeratore, quindi 2, e ci scriviamo il logaritmo di x alla un mezzo come radice, quindi 2 radice quadrata di logaritmo di x più c. Integrale di x al cubo fratto 1 più x alla quarta in dx. Ora la derivata di 1 più x alla quarta è 4x al cubo, quindi se noi moltiplichiamo e dividiamo per 4 abbiamo adesso al numeratore proprio la derivata del denominatore, e quindi potremmo scrivere che l'integrale è uguale a un quarto per il logaritmo naturale del denominatore. Non c'è bisogno del valore assoluto, in quanto siamo di fronte
a una somma di quadrati, e quindi l'argomento sarà sempre positivo. Quindi l'integrale è un quarto logaritmo di 1 più x alla quarta più c. Integrale del seno di x per il coseno alla quarta di x in dx. Ora qui possiamo, se ci riscriviamo l'integrale come seno di x per il coseno di x alla quarta, abbiamo fuori dalle parentesi la derivata del coseno di x a meno di un segno meno, quindi dobbiamo moltiplicare per meno 1 dentro l'integrale e per meno 1 fuori l'integrale. A questo punto questa è f' di x e questa è f di x. Possiamo integrare con la solita tecnica e quindi questo sarà uguale a meno il coseno di x elevato a 4 più 1 fratto 4 più 1 più c, cioè meno un quinto coseno alla quinta di x più c. Integrale di x meno 1 fratto x più 3 in dx. Ora qui io aggiungerei al numeratore e sottrarrei un 3, quindi abbiamo x più 3 meno 3 meno 1 fratto x più 3. In questo modo al numeratore abbiamo un x più 3 fratto x più 3 che è 1, quindi dividiamo l'integrale in due. Il primo abbiamo detto che è 1, quindi dx. Il secondo è meno 3, meno 4, meno 1 che fa meno 4, quindi portiamo fuori dal segno di integrale la costante meno 4, integrale di 1 fratto x più 3. Andiamo a integrare e abbiamo dal primo una x e dal secondo un meno 4, logaritmo del modulo di x più 3, più la costante di integrazione c. Bene, per questo video finiamo qui. In basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale, attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulle pubblicazioni dei prossimi video. Se vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile, mettetemi un like e vi ringrazio, condividete sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale, perché no? Descrizione i miei contatti, mail, Instagram, Facebook. Grazie, un saluto a tutti e alla prossima.